Bene, possiamo dare il via ufficialmente a questa terza puntata di Strane Coppie. Io sento un grande eco, spero mi sentiate bene, abbastanza distintamente. Facciamo una piccola prova, mi devo allontanare un po', da fastidio, in fondo sentite tutti bene? Sì, perfetto, ok, benissimo. Beh, sono molto contenta di arrivare a questa terza puntata di quest'ottava edizione. La scorsa settimana, come qualcuno che ci segue sempre sa, eravamo a Milano ed eravamo alle prese con una coppia particolarmente impegnativa perché avevamo John Dos Passos e Giovanni Testori, ma soprattutto ci siete mancati voi, cioè il pubblico napoletano, diciamola tutta, perché avevamo un bel pubblico milanese che però ci guardava con aria, come dire, sospettosa. Eravamo un oggetto esotico, per di più con la sfrontataggine di portare Giovanni Testori a Milano, nella sua città. Ma come potrete vedere sulla linea scritta e sul video che è stato ripreso, come anche stasera sempre accade, in realtà è stata una bellissima e intensa serata. E parto da questa seconda strana coppia che ha il tema della città, perché in realtà questo è indirettamente anche il tema di stasera, o uno dei temi di questa coppia, a cui tenevo particolarmente per ragioni anche affettive, perché Fabrizia Ramondino e Gustav Herling rappresentano sicuramente dei modelli centrali per chi scrive oggi a Napoli e per chi scrive oggi in Italia, e perché per varie ragioni entrambi gli scrittori hanno attraversato i luoghi e le vite di tutti quanti noi in maniera rarefatta e talvolta, come è successo per Gustav Herling, anche in ritardo, con un grave ritardo non soltanto italiano, non soltanto napoletano, ma che ha consentito a entrambi questi autori di essere, come recita il titolo di questo incontro, stranieri nella loro stessa città. A raccontare questa serata vedete ai miei lati due straordinari relatori e cari amici che tra l'altro hanno in comune una particolarità, cioè avere avuto a che fare entrambi direttamente con i due autori di cui stasera si parla. Ed era la cosa che mi premeva, perché in qualche modo raccontare non soltanto delle scritture ma anche delle persone, delle biografie, è una delle vocazioni di fondo di Strane Coppie. E allora comincio col presentarvi Titti Marrone, che tutti conoscete naturalmente, giornalista, grande firma del Mattino, che tutti quanti leggiamo da tanti anni e amiamo, che con Gustav Herling ha anche curato una piccola, come dire, ma preziosa cosa letteraria di cui poi lei ci racconterà, scrittrice, il tessitore di vite e l'ultimo titolo uscito per Mondadori 2 anni fa, aspettiamo adesso il nuovo libro, Giuseppe Merlino, che è in realtà, come dire, ha qui probabilmente in sala anche molti dei suoi allievi, perché è stato un professore amatissimo di letteratura francese, un intellettuale straordinario, un conversatore tra l'altro brillantissimo che in molte occasioni avete sicuramente anche già ascoltato. E dunque sarà un grande piacere, come dire, sentirlo parlare di Fabrizia Ramondino. E Gea Martire, che legge per noi. Gea è un'amica di sempre della manifestazione, attrice straordinaria. Comincio col ricordare in apertura che presto avrete modo di riapplaudirla con Mulignane al San Carluccio il 28, il 30 e il 1 maggio, quindi lo ricorderemo poi anche alla fine, che darà voce appunto a questi due grandi autori. Dunque, Stranieri in città, riassumo brevemente le ragioni di questo congiungimento e del luogo in cui questo congiungimento accade. Quando pensavamo alle location di questa manifestazione, pensavamo appunto a un posto che fosse intorno a Santa Chiara. Dei due libri di cui stasera si parlerà, e che sono soltanto lo spunto naturalmente per ragionare dell'opera completa dei due autori, entrambi hanno in comune almeno questa collocazione geografica, ovvero tutto ciò che accade intorno a questo spazio in cui Domus Ars, che mirabilmente ci accoglie, sorge, perché Fabrizia Ramondino per molti anni ha vissuto dentro Palazzo Spinelli, qui alle nostre spalle, e molti dei racconti del calore avvengono, si svolgono in qualche modo qui nel centro storico, e perché Gustav Herling ha molto amato e molto raccontato in realtà il cuore della nostra città, e in Requiem per il Campanaro in realtà svolge quasi l'intera sua storia appunto all'interno di Santa Chiara, e il campanile che ci fa da ombra è in realtà protagonista di quello che verrà raccontato. Stranieri in città perché entrambi, infine, come avete già visto anche dalla presentazione dell'incontro, sono
sono appunto rimasti in ombra per ragioni diverse. Herling perché ha abitato praticamente per oltre 50 anni a Napoli. Sono contenta che questa sera sia con noi anche Marta Herling, che adesso io poi ci vedo poco, ma è di là. Va bene. E quindi, come dire, è stata parte integrante della nostra città, ma per tanti anni Napoli non si è, come spesso accade, nemmeno accorta di avere uno scrittore di questa levatura all'interno delle sue mura. E Fabrizio Ramondino perché in realtà per molti anni ha vissuto anche lontano da Napoli, fra la Germania e la Spagna, ed è poi tornata a rivivere in uno spazio di cui amava sicuramente molto anche i dimenticati, le creature, gli abbandonati, i minori, no? In una vocazione che la congiunge strettamente, come capita leggendo anche il Taccuino tedesco, ad Anna Maria Ortese, e che è una delle ragioni forti per cui la sua scrittura è così radicata e al tempo stesso dentro e fuori la città, solitaria e insieme universale, insieme europea. Bene, di molti di questi temi sicuramente torneremo a parlare durante questa serata e quindi do immediatamente il via a questa conversazione. Cominciamo per cavalleria da Fabrizio Ramondino e quindi do immediatamente la parola a Giuseppe Merlino. Grazie. Buonasera. Allora, io sono molto contento di parlare di una amica molto cara che non ho mai visto con molta frequenza, perché era anche una persona schiva, Fabrizia Ramondino. E comunque l'intensità del rapporto io la conservo intatta. Comincio, prima di tuffarmi dentro i testi di Fabrizia e di tentare di tracciare un profilo rapido, vorrei soffermarmi su un dettaglio autobiografico. Come io ho conosciuto all'inizio degli anni Ottanta Fabrizia Ramondino? Fabrizia Ramondino ne avevo sentito parlare, ma ne avevo sentito parlare come di una donna che si occupava di disoccupati organizzati, che aveva delle attività sociali. Per me era catalogata superficialmente tra le militanti. Goffredo Foffi, che viveva molto a Napoli in quegli anni, mi consigliò di leggere questo libro Altenopis, il primo romanzo pubblicato da Einaudi di Fabrizia Ramondino. Per me fu una rivelazione per molte ragioni, per la storia familiare, per le vicissitudini che questa storia familiare comportava, per un decadimento raccontato con tutti i rancori e i dolori che il decadimento sociale comportava, per un dopoguerra durissimo e anche per la lingua, che era una lingua per me inaspettata. Non potevo connettere facilmente l'idea di una militante con una scrittrice in una lingua così complessa, colta, ricca, piena di sedimentazioni anche di letture. Si vedeva che c'era una grande lettura dei classici europei. E allora, entusiasmato, come succede a volte che si legga un libro e si prova un entusiasmo tale che si ha voglia di dirne qualcosa, allora io proposi a Goffredo di scrivere una recensione. Fu scritta e fu pubblicata da una rivista allora celebre, oggi dimenticata, che era Quaderni Piacentini. Fabrizia la lesse, le piacque molto, mi telefonò, ci incontrammo e da allora ci siamo sempre regolarmente incontrati intorno a un suo libro o intorno a una mia proposta di articolo, insomma, attraverso la nostra attività principale che era di leggere e di scrivere, molto scrivere per Fabrizia, meno scrivere per quanto riguardava me. E questa recensione sui Quaderni Piacentini è poi diventata una lunghissima epigrafe, ahimè ricca di errori di tipografia, di un libretto che mi ha sempre molto interessato di Fabrizia, che si chiama Star di casa e che vedo qui nelle mani di Antonella. Quindi questa è stata l'amicizia con Fabrizia Ramondino, che poi avevo sentito perché desiderava al telefono, mi aveva chiamato da Itri, dove era andata ad abitare, pochissimi giorni prima che poi morisse all'improvviso, perché voleva scrivere qualche cosa di nuovo su quegli anni 60, che erano stati anche a Napoli così pieni di fermenti ideologici, certo, politici, certo, ma anche intellettuali. E quindi questo, diciamo, per
dire qual è il mio sentimento di amicizia profonda e di ricordo anche molto emozionato di questa persona, amica e scrittrice, che è stata Fabrizia Ramondino. Ciò detto, adesso vorrei, e prego moltissimo Antonella di interrompermi se io straripo con le mie parole, vorrei in 6 movimenti tracciare 6 caratteristiche che io riscontro in Fabrizia, non per farne un ritratto, non sono sufficienti 6 movimenti, ma per farne almeno un profilo. Allora, parto da questo bel titolo del nostro incontro, Stranieri a Napoli. Fabrizia Ramondino, straniera a Napoli, lo è stata. Una straniera molto intima con la città, ma pur sempre una residente intermittente, mai una vera cittadina stabile, costante, perché la stabilità è sempre mancata a Fabrizia Ramondino sul piano del domicilio, diciamo così. La sua infanzia è stata un'infanzia straniera. Lei ha vissuto a Maiorca, il padre era un diplomatico. Poi c'è stato un ritorno precipitoso nel 1944 verso la patria ed è lì che Fabrizia, che si era molto abituata al dialetto maiorchino, sente parlare italiano da tutti sull'equipaggio e improvvisamente, lo parlava anche a casa naturalmente, ma molto mischiato con prevalenza del dialetto maiorchino, e sente che quella lingua è la sua patria. Lei nella patria, della patria non aveva idea, non aveva visione, ma in quella lingua sentì che era la sua patria. E da sempre la patria di Fabrizia è stata la lingua italiana e molto poco la terra italiana, perché questa rivelazione di cosa fosse la patria l'ha avuta in barca, in nave, sul mare. Poi dopo il padre ha avuto delle altre destinazioni, lei è stata in Svizzera, è stata nella Francia del Sud. E poi c'è un ritorno a Napoli, però con una famiglia dove non c'è più il padre, che è morto all'improvviso, e quindi una famiglia alto borghese che è caduta nella penuria. E là c'è nell'Altenopis, nel bel romanzo Altenopis, c'è tutta la storia di come la rendita familiare, sempre decrescente, sempre in pericolo, ha determinato molte condizioni mentali di questa famiglia. Ma al di là delle condizioni mentali, quello che è importante è che questa condizione di nuovi poveri, o quasi poveri, ha determinato un nomadismo straordinario. Si cambiava casa in continuazione. E questo cambiamento di casa comportava anche una grande difficoltà nell'arredamento. La casa era troppo piccola, i mobili troppo grandi, la casa era troppo grande, i mobili troppo pochi. C'era sempre, diciamo, un aspetto di provvisorio. La casa equivaleva sempre di più ad un accampamento. E questo ha contribuito anche a un senso di estraneità, naturalmente, in Fabrizia, che non a caso scrive un libretto molto bello che si chiama Star di casa. Ma star di casa è come se fosse una domanda molto dubitativa. È possibile star di casa? Questo è un punto decisivo nella storia di Fabrizia, da cui poi parte anche il suo tema del viaggio, eccetera, eccetera. Insomma, la vita di Fabrizia, fino all'adolescenza inoltrata, è una continua ricerca e perdita di un tetto stabile. Tutto questo riprende vorticosamente quando c'è il terremoto. La casa nel centro storico è, diciamo, danneggiatissima e comincia un transito attraverso case prestate, anche case prestate che sono occasione di riflessione su Fabrizia, sui cambiamenti nel gusto della borghesia. Queste case come sono costruite, come sono arredate, come sono agghindate, decorate, e sono interessanti queste sue considerazioni sul salotto napoletano. E poi successivamente Fabrizia comincia una stagione di lunghi viaggi in Europa, in Francia certamente, lei ha insegnato poi il francese a scuola a un certo punto, la lingua francese, ma moltissimo anche in Germania, ma anche nei paesi del nord Europa, e questo problema del viaggio le ha consentito di praticare una passione che era l'apprendimento delle lingue. Fabrizia aveva una conoscenza molteplice delle lingue europee, scritte, parlate, lette, eccetera, eccetera, e anche di incrociare le grandi culture occidentali.
Il viaggio per Fabrizia che cos'era? Il viaggio per Fabrizia, prima di tutto, aveva un ideale del viaggiatore, che era come si dice, il viandante. La sua passione era quella del viandante, il viaggio a piedi. Questa è una figura molto tedesca, il viandante, il Wanderer, colui che cammina per settimane, per giorni, sempre a piedi, con una relazione molto intima, raso terra, con i paesaggi e le città che attraversa. E da questo punto di vista ci sta un grande scrittore austriaco, Peter Handke, che ha scritto un bellissimo libro di una sua camminata attraverso la Foresta Nera, insomma, di recente, una ventina d'anni fa. E allora è effettivamente il viaggio per Fabrizia è come un esorcismo spirituale che, come lei scrive in un libro che si chiama In viaggio, appunto, scrive che il viaggio le serve per affrancarsi dalla troppa vicinanza con la famiglia. Quindi questa donna straniera in città è anche un po' straniera rispetto alla sua famiglia e c'è una esigenza fortissima di isolamento. E perché questo isolamento? Lei dice di averne fisiologicamente bisogno, perché solo con questa grande intercapedine, che è una solitudine temporanea ma intensa, è una precondizione fisica per poter scrivere. Come se, diciamo, star soli in un silenzio tutto personale fosse una condizione per poi poter ottenere quello che la retorica chiama la invenzio, e cioè rispondere alla terribile domanda di chiunque scriva: quid dicam, che cosa dirò? Per poter rispondere a questa domanda ci sono delle condizioni, anche corporee, non solamente mentali. E una condizione corporea di Fabrizia, per sua testimonianza, non per mia invenzione, è quella di ottenere un isolamento. E naturalmente il viandante è il più isolato di tutti, perché non sta né negli aerei, né nei treni, né nelle automobili, ma sta a piedi da solo. E uno dei sogni di Fabrizia, come lei dice in Altenopis, ma ripete più volte come se fosse un suo luogo comune molto personale, è che il sogno di casa che lei ha, e questo rivela molto di lei, è che lei costruiva nello sfollamento durante la guerra nelle case della campagna campana, era la capanna. La capanna è il luogo perfetto perché è una casa, copre, protegge, è un rifugio, ma è anche estremamente effimera. La si costruisce in pochi minuti e la si disfa ancora in minor tempo di quanto si è impiegato per costruirlo. La forma capanna diventa per Fabrizia la forma ideale dello stare, quindi uno stare instabile, potremmo dire, perché uno stare effimero. Poi un altro elemento interessante in questa estraneità di Fabrizia, una estraneità sempre amichevole, non è un isolamento ostile, non c'è rancore, non c'è risentimento, è una necessità fisiologica e poi è una necessità anche intellettuale, è quella di quello che lei chiama il suo congenito spaesamento nel mondo. Fabrizia non è, diciamo, una derelitta, Fabrizia non è una marginale, però Fabrizia è una spaesata nel mondo. Non a caso uno dei poeti tedeschi, o il poeta tedesco prediletto di Fabrizia, è Rilke, quello che ha continuamente scritto poesie sull'abitare, sulla difficoltà dell'abitare, sulla difficoltà di coincidere con qualche cosa. Allora chi non coincide con le cose è una persona che ha uno spaesamento. E Fabrizia insiste sul suo spaesamento e sul suo desiderio di legarli contemporaneamente. Ed è in questa tenaglia, diciamo, tra essere spaesati per indole ed essere desiderosi di legami, che è una delle forze creative dei libri di Fabrizia, secondo me. La posizione di Fabrizia nel mondo, per via di questo spaesamento, io mi sentirei di, diciamo, definirla parafrasando, mettendo in prosa dei bei versi di Sandro Penna, il quale dice in varie poesie, in vari versi diversi tra loro, come sia interessante e doloroso contemporaneamente vivere in maniera obliqua rispetto al mondo o tangente rispetto al mondo, avere uno sguardo disbieco sul mondo.
perché mostra cose inedite e mostra cose a volte anche dolorosamente inedite, uno sguardo sbieco e uno sguardo che vede quello che lo sguardo diritto non riesce a vedere. Tutto questo viene riassunto in due bellissimi versi di Sandro Penna, che cito a memoria e sbaglierò qualche parola, che dicono così: beato chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Ecco, questa è una posizione di Fabrizia. Certamente Fabrizia era diversa essendo ella diversa. Adesso la parola diversa è diventato un vessillo ideologico. I diversi, tutti sono diversi. Non è così. Pochi sono diversi e sono beati quelli che lo sono davvero. Allora, la scrittura di Fabrizia, e questo mi pare interessante, per una persona che ha un disagio e uno spaesamento, per una persona che ha un nomadismo continuo, per una persona che del non stare fissi ne ha fatto una sorta di legge dell'esistenza, la scrittura di Fabrizia, direi per una compensazione involontaria, è invece una scrittura ordinata, una scrittura classica, una scrittura sintatticamente molto ben definita, lessicalmente molto ricca. È una scrittura la quale ha una grande stabilità. Non ci sono vagheggiamenti sperimentali in Fabrizia. È una scrittura scorrevole, intelligibile, abbondante, copiosa, grammaticale, corretta, ricca. Dico questo come un complimento molto grande, perché avere una scrittura classica è una cosa che si raggiunge molto tardi. Prima si passa attraverso tutte le fantasie della sperimentazione e poi si approda a un ritorno, diciamo, pieno di esperienza, una scrittura classica. In Fabrizia, fin dal Tenopis, la scrittura aveva questo andamento solenne di una bella prosa, ben scritta, ben pensata, ben redatta. E a me pare che quello che lei non otteneva nella stabilità esistenziale lo ha rapidamente ottenuta nell'ordine della scrittura. Così penserei. C'è però un caso che voglio segnalare a chi lo ha letto e a chi non l'ha letto. Nelle pagine finali di Altenopis, questa bella scrittura ricca, sostanziosa, ecco, io l'aggettivo giusto è sostanziosa, di Fabrizia, si interrompe quando si viene a parlare della lunga agonia della madre. La madre che è diventata figlia della figlia. La madre, dice lei, ha portato me in braccio, ma adesso io la porto per settimane sulle mie spalle. E là la prosa si disgrega. La prosa segnala un pathos che non può essere trattenuto dalle grammatiche né dalle sintassi. E sono delle pagine veramente straordinarie in cui si vede come una prosatrice di gran classe come Fabrizia riesce a essere di gran classe anche disgregando le più fondamentali strutture della lingua. Se le rileggerete queste pagine, spero che mi darete ragione. Secondo movimento, sono più brevi, tutti più brevi del primo. Allora, la Fabrizia, che vi ho detto, predilige l'isolamento e ne fa una precondizione per poter mettere la penna sul foglio bianco, il famoso dramma del foglio bianco, è anche però una scrittrice ammaliata dalle vite altrui. Pensieri, desideri, gesti, discorsi, legami, tutto quello che costituisce la vita altrui. È da questo punto di vista una vera antropologa militante, perché dell'antropologo ha l'acume, la capacità di osservazione e un'attenzione che persevera. Tre grandi qualità di questo mestiere a cui si guarda con una certa altezzosità, ma che è molto importante. Allora, perché un'antropologa militante? Voglio dire, come atteggiamento mentale naturalmente, voglio dire che Fabrizi ha scelto una direzione e un terreno della sua esplorazione antropologica. E questo fin dal primo romanzo pubblicato, sempre al Tenopis, 1981, è il terreno di quelli che Michel Foucault ha chiamato gli oubliés de la terre, de l'histoire, i dimenticati dalla storia. Ne ha accennato prima Antonella. Fabrizia registrava con una cura da fenomenologa tutto quel che notava nella vita del suo prossimo,
La nozione di prossimo in Fabrizia è molto interessante ed è molto, molto fondamentale. Il prossimo di Fabrizia è chi era sotto i suoi occhi, chi era a portata di voce, chi era, diciamo, consuetudinariamente nei suoi paraggi. Tutti i racconti di Calore, per esempio, che è il libro che ci dà lo spunto, sono tutte persone che sono state viste, guardate, vicini di casa, personaggi della zona, piccoli commercianti, donne anziane che hanno dei tragitti fissi. Ecco chi era il prossimo di Fabrizia. E questo suo prossimo erano tutti personaggi oscuri, silenziosi, minuscoli, tutti del vicinato. Erano la frazione inerme del piccolo popolo che abitava nel centro storico di Napoli. E ci tengo a sottolineare la frazione inerme, cioè la frazione che non nuoce. Questi inermi popolano i suoi racconti e i suoi romanzi, ma già in Altenopis, per esempio, c'è la nonna di Fabrizia, nelle prime pagine, un personaggio indimenticabile, sempre accaldata, sempre desiderosa di cucinare con abbondanza, con troppa abbondanza, sempre sorvegliata dai familiari perché sprecava troppo in tempi di penuria. Questa nonna sempre con il vestito macchiato di creme o di zucchero perché faceva molti dolci dall'esito incerto. Ebbene, questa nonna conduceva buona parte della sua esistenza nelle scale di servizio, nei piccoli androni, nei pianerottoli nascosti, perché lì riceveva una corte di inermi, di poveri, di affamati, e lì distribuiva le sue elemosine, e tutto questo lei lo riportava a una necessità ontologica, perché lei discendeva da Santa Chiara d'Assisi e non poteva non praticare questa generosità caritatevole come la sua antenata. Ma anche lì comincia ad apparire questa popolazione di piccolissimi personaggi che sono interessanti. Forse su questo possiamo leggere Altenopis, Gea? No, scusami, mi sono sbagliato. Leggiamo da Calore. No, non preoccupe. Allora, quello che legge Gea è una parte di uno dei tanti racconti di Calore e parla di una hippie francese piombata dalle nostre parti. Sentirete. Arlette si faceva il bagno nuda e uno dopo l'altro i bagnanti si denudavano accanto a lei. A maggio i ragazzini erano venuti a spiarla da dietro alle rocce e se n'era sparsa la voce, ma tutto rientrava nell'ordine per il villaggio perché lei era il male, spensierata e straniera, e questo male era ben chiaro e circoscritto. Però ora, a giugno, intere famiglie si denudavano, venute dal capoluogo, perfino dalla capitale, e sicché una mattina arrivarono i carabinieri sulla spiaggia. Sbucarono dalle rocce in costume da bagno con la macchina fotografica a tracolla in missione antinudo. Ma si capiva subito che erano carabinieri e non un sacchetto per le provviste, non una bottiglia d'acqua minerale, nemmeno un asciugamano per ripararsi le spalle, peraltro assai bianche dal sole. I carabinieri ispezionarono la spiaggia ed era tutto regolare, ma chissà in acqua dove per fuggire l'arsura i bagnanti stavano immersi, immobili. A bagnomaria e fondo vulcanico nero impediva la trasparenza. Loro stettero un po' appostati, ma nessuno usciva dall'acqua e né offriva con vigorose nuotate o tuffi o salti, nude o coperte carni allo sguardo. Niente, solo le teste galleggianti come boe. Si accinsero a scalare le rocce, si fermarono in cima, fecero delle mani visiera e poi cominciarono a scendere additandosi l'un l'altro la preda. Arlette, nuda,
con i polsi ornati da innumeri bracciali, a ogni dito un anello, con le treccine tinte alle nè fermate sul capo come un'educanda piantata sui suoi piedi bellissimi e larghi, una mano sul fianco possente, una sigaretta in bocca, li accolse con un suo grido di guerra da ragazzaccio. Come va? I carabinieri erano due giovani sui 20 anni. Uno era bruno, gracile, un sorriso infantile e scolorito. Era un bravo ragazzo appena uscito dal paese. L'altro era pesante, biondo, con un'espressione infida, ora compiacente, ora tronfia. Una faccia già da questurino, non ancora raffinata però dal lungo uso del comando. Era solo una faccia, diciamo, dominata da un'ebbrezza di potere recente. Arletto fece un largo gesto tintinnante, suscitando effluvi di paciuli, indicando il mare, come a dire «accomodatevi». I due carabinieri si guardarono e intanto le amiche di Arletto si rivestivano e una si faceva gettare in acqua un panno dal figlioletto. Il biondo posò il braccio sulla spalla di Arlette e le disse: non ti verbalizzo se vuoi fare la foto accanto a te. Arlette annuì, invitandoli con un gesto del braccio tintinnante, ma un impercettibile trionfo le socchiudeva gli occhi, le cui ciglia vibravano di rattenuti sorrisi. «Sì, sì», disse, «me tu togliere questa!» E tirava via le mutande a righe. Il biondo, travolto non si sa se da libidine, da maschia voglia di affermarsi o da provinciale timore di apparire complessato, si denudò. E allora Arlette lo abbracciò stretto contro lo scoglio e lo sfondo nero-azzurro della spiaggia del mare. L'altro, con un sorriso timido ma incoraggiato dalla sicumera del compagno, in ginocchio, in classica posa da fotografo di paese, scattò la foto. E dopo qualche altra manata sulla spalla di Arlette e dopo un paterno «beh, copritevi, i due sparirono dietro le rocce. Poi le amiche chiesero ad Arlette: «ma perché te lo sei abbracciato?» E Arlette rise: «è così, non può copè la foto, E per tutta la giornata si diede arie da Giovanna d'Arco, da martire cristiana, perché le aveva salvate dal verbale. Grazie. Arlette è un personaggio minimo, naturalmente, anche lei, da una vita minima, una vita nomade, e sempre, diciamo, vive in case precarie, in gruppi precari, quindi da un certo punto di vista fa parte della popolazione prediletta dai romanzi e dai racconti di Fabrizia Ramondino. Ma oltre a questo mi è interessato, lei, ho scelto questo, parte di questo racconto di Calore, perché la popolazione romanzesca, narrativa in genere, di Fabrizia è eminentemente femminile. I personaggi maschili sono molto pochi e, diciamo, tratteggiati con minor interesse, con minore curiosità. In Altenopis c'è dubbio che si respira un'atmosfera tutta femminile: zie, prozie, nonne, madri, cugine. Si nomina un fratello, ma insomma è fugace, il passaggio è fugace. Sono sempre, diciamo, le donne che formano la genealogia romanzesca di Fabrizia Ramondino. Questo, diciamo, era per... Poi dopo vorrei anche dire qualche cosa sulla castità della narrativa di Fabrizia Ramondino. Però andiamo avanti. Eravamo arrivati a questo fatto di una...
di una Fabrizia Ramondino come un'antropologa militante. Allora Fabrizia, perché poi tutto sommato antropologa, e invece diciamo di parlare di una semplice simpatia di classe per questi personaggi? Perché Fabrizia osserva, parla con questi nervi, li osserva, li scrive, li racconta, e con la sua voce, che è fraterna ma severa, non è un'indulgenza quella, diciamo, è una solidarietà profonda, piena anche di giudizio, di severità, se è il caso, li rende, descrivendoli, li rende tutto sommato intelligibili. E per questo punto di vista è importante che Fabrizia faccia questo lavoro, perché è un lavoro intellettuale dentro una narrativa, io trovo. L'antropologa militante, che fa bene il suo mestiere e che in più è una scrittrice di grande talento, inventa quindi un nuovo modo di fare l'antropologia. Spesso gli scrittori inventano quelle che diventano poi delle scienze umane. Per esempio, io ritengo che Proust ha inventato la sociologia fine, quella che guarda ai fenomeni sottili, non di massa, fenomeni che si possono, diciamo, definire come una sociologia dell'individuo. È un'invenzione che poi la sociologia ha sviluppato successivamente, ma l'invenzione è nel grande romanzo proustiano. Nel caso di Fabrizia, io penso che lei abbia lanciato l'idea, non ancora raccolta forse, di una antropologia dell'interiorità, invece che del comportamento, un'antropologia dei sentimenti. Bene, terzo punto. Tra le intercapedini, come le abbiamo chiamate, che Fabrizia frappone fra sé e il mondo, costruendo quindi una relazione delicata col mondo e sfuggendo così alla voracità del mondo e alle sue mortali digestioni, quindi mantenendosi in una indipendenza non conclamata ma fortemente assunta, tra queste intercapedini io metterei anche per Fabrizia il cosmopolitismo. Fabrizia, plurilingue, è molto attenta alle letterature, ma è anche ai costumi collettivi e sociali degli altri popoli europei, è decisamente un personaggio cosmopolita. Il cosmopolitismo, nella sua realtà fatta di spostamenti e di insediamenti, il cosmopolita è colui il quale viaggia, ma risiede anche nei posti stranieri e perciò può diventare esperto di quei luoghi, e nella vivacità delle differenze intellettuali e morali che incontra e che impara, è un grande dispositivo antidogmatico, è una grande scuola antidogmatica ed è una pratica molto liberale e molto istruttiva, perché il cosmopolitismo allena la mente in maniera positiva e ricca a comparare le realtà. Quindi è una scienza comparativa, è un modus, è un abito mentale comparativo, quindi molto interessante. E questo, secondo me, era il farmaco, il suo cosmopolitismo, con cui Fabrizia curava la ricorrente tentazione napoletana, anche italiana, della concentrazione della città o del paese su se stessi, quella che i francesi chiamano la ombelicalità. Le lingue e le letterature straniere da lei imparate, godute e anche insegnate non sono un elegante arredo della mente, ma sono grandi vie di fuga per Fabrizia dalla pesantezza di una cultura sempre più autoriflessiva. Vie di fuga ricche di apprendimenti. Poi Fabrizia è una scrittrice, questo è il quarto movimento, è una scrittrice che ama, oltre che la narrazione, e un tentativo drammaturgico, bello fra l'altro, Terremoto di madre e figlia, è un testo teatrale, è una scrittrice che ama il racconto saggio, cioè un racconto che ha dentro di sé una forte capacità di riflessione, anche di teorizzazione qualche volta, come per esempio quel volume che ho citato prima, In viaggio, del 1995. Si racconta un viaggio, ma si riflette su che cosa è il viaggio, su quali sono le modalità
i pericoli e le qualità, le virtù e i pericoli del viaggio. Però ancor più probabilmente che il racconto saggio, che pure lei congeniale, vorrei dire che Fabrizia è attirata da un genere che è stato, diciamo, scoperto, esisteva, ma non sempre quel che esiste viene nominato, un genere letterario che si chiama l'autoritratto. Fabrizia è una scrittrice di autoritratti, Star di casa è un esempio eccellente di questo genere che è l'autoritratto, che non è un'autobiografia, che non è un diario e che non è neanche una memoria, le memorie come si scrivevano dal 600 in poi. Che cos'è questo autoritratto che Fabrizia ha così ben coltivato? È un genere molto intellettualizzato, in cui uno scrittore mischia strettamente la cultura da cui discende e in cui si è formato, i capisaldi di questa cultura che lo circonda, che lo nutre, e con questa cultura egli ha lavorato per come scrittore, mischia i capisaldi di questa cultura con gli elementi privati, personali della sua pratica di scrittore. La vorrei dire con una formula che forse rende di più, perché è una formula più visiva: il corpo dello scrittore, il vero corpo, e vi ricordo che la scrittura è un'attività manuale, non solo perché si usa la mano e il braccio per scrivere, ma anche perché il corpo è implicato nella scrittura con la stanchezza, con la noia, con il disgusto, con l'effervescenza, con l'esaltazione, con lo sfinimento, con le impazienze. Sono tutti effetti dello scrivere, da scrittore si intende, da scrivere da scrittore, esercitati dalla scrittura sul corpo, e sono effetti molto sensibili, oggi si studiano molto. Bene, il corpo dello scrittore, nell'autoritratto, circola attraverso, rientra in contatto in una maniera intima con il corpus culturale della sua cultura, la cultura del suo tempo, e soprattutto con la propria bibliografia, nel senso che i libri vengono rimessi in circolazione in un rapporto intimo, soggettivo, esistenziale, e così lo scrittore, quando ha fatto un autoritratto, prendendo il libro in mano, può dire: vuoi sapere chi sono? Ecco, leggimi. L'autoritratto è una certificazione della complessa identità dello scrittore attraverso le sue appartenenze culturali, tradizionali o anche contemporanee, e attraverso la sua produzione di scrittore. E in questo libro, Star di casa, io penso che Fabrizia ha giocato molto bene con questo genere letterario, un po' misconosciuto, ma che, se in Italia è molto poco trattato, ha avuto dei grandissimi esempi in Francia o in Inghilterra. Cito solamente un caso grande di autoritratto che non so quanti di voi hanno avuto per le mani, ed è quello che Roland Barthes ha scritto quando dice il Roland Barthes di Roland Barthes. Là lui declina tutte le sue appartenenze culturali, Lacan, Freud, Marx, Brecht, eccetera, eccetera, e declina anche i suoi gusti e le sue preferenze. Mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace. Quel libro magnifico che, diciamo, disegna una figura tipica e clamorosa di intellettuale contemporaneo, a suo modo Fabrizia lo ha fatto con Star di casa. Ma poi il fatto che lei in italiano, in Italia, pratichi questo genere è un'altra prova, piccola ma rilevante, della sua estraneità a questo punto anche ai modi della nostra cultura nazionale, mi pare. Fabrizia è una scrittrice casta, non erotica, ma sensuale in modo strepitoso e in un modo diffuso. La sensualità non è in ciò che si narra, ma nella opulenza della lingua. Gli odori e i sapori dei cibi, gli arredi o modesti, gli abiti per la loro materia e per i loro colori sono descritti con una ricchezza lessicale raramente equiparata nella letteratura italiana contemporanea, e nella quale gli aggettivi contano molto. Ma poi anche i paesaggi di mare e di campagna, i giardini per lo più selvatici, le case descritte come piccole cosmologie in Star di casa, che coinvolgono gli inferi, le cantine e i cessi,
esplorati come rifugi perfetti, oppure i superi, cioè i sottotetti e i terrazzi, goduti come belvederi privatissimi ed esclusivi. Insomma, in queste descrizioni c'è tutta la sensualità di Fabrizia, tattile, visiva, olfattiva, copiosamente descritta e goduta nell'atto di descriverle. In queste descrizioni si sente il godimento del corpo del personaggio che lì in quel momento gode di queste cose, di questi oggetti materiali e immateriali, perché poi c'è tutta la capacità di Fabrizia di descrivere le luminosità napoletane della campagna campana. Insomma, è tutta quello che si potrebbe dire una meteorologia dei sensi, letteralmente polimorfi. I sensi sono veramente i padroni della pagina di Fabrizia. Spesso nella sensualità raccontata da Fabrizia tutto è materia di meraviglia e di assaporamento. Provare a leggere per credere. Vogliamo leggere al Tenopis. Adesso c'è una prova di un personaggio particolarmente aperto all'edonismo diffuso che Fabrizia ama e descrive così bene. È uno zio. Lo zio Alceste. Vedevo alle 7:30 aprirsi piano piano il battente bianco della porta dello zio e non ne usciva sciatto o scomposto, ma come un bambino piccolo si leva dalla culla, ancora tutto avvolto nelle meraviglie del sonno. Il pigiama poi, o per una raffinata bordura o per un rattenuto ardore della seta cruda simile a quello delle rose Tea, o per il taglio orientale o per una delicata sfumatura violacea della tinta, lo assomigliava ai maghi delle fiabe, non agli squallidi padri di famiglia. Era così intenso il suo volto alzato, come a farsi stropicciare gli occhi dalla luce, così radioso dopo quegli attimi attoniti nello spalancare gli occhi al mondo ritrovato, quasi fosse sempre una sorpresa, e così esultante e festosa l'esclamazione per la bella giornata che si annunciava, che lui mi pareva più vicino al mondo di noi ragazzi che a quello degli adulti. Non ho mai assistito, spiando lo zio seduto a tavola, a quelle penose scene familiari in cui un uomo rimprovera una donna per l'imperfezione del cibo, e né a quella frettolosa ingordigia quando invece il cibo gli è grato, che lo zio in ogni cosa non tanto pareva provare gusto, ma scoprire segreti e quintessenze celati e rispondenze tra la perfezione del cibo e quella dell'universo, e riempiva di elogi le donne serventi e cucinanti, le donne tutte che la accudivano, dall'ultima servetta alla madre, alla cugina isolana, e per ogni cosa, anche per la più semplice, trovava un elogio particolare, un capriccio della parola o del sorriso. Ad ogni imperfezione del cibo, invece, non aveva moti di impazienza. Pareva, come dire, spiacente, non tanto per quella piccola contrarietà, no, ma per il turbamento nell'ordine del mondo che annunciava. Lui cavava fuori una voce lamentosa, un borbottio indistinto, e deplorava non tanto che i suoi sensi non fossero appagati, no, ma che non fossero state raggiunte le vette dell'arte. Se qualcosa particolarmente gli aggradava, lo gustava con religiosa lentezza, tenendo a lungo sospesi la forchetta o il cucchiaio, interrompeva il gesto con frequenti esclamazioni elogiative, oppure schioccava la lingua, come usano i ragazzi maleducati. E mentre mi pareva di avvertire nel ventre di nostro padre o di molti altri uomini ventri in genere flaccidi, come un gorgoglio, un combattimento, invece in quello piatto, muscoloso, abbronzato dello zio,
Sentivo che si diventava un piacere, che si continuava oltre la bocca, per cui il miele, il burro, il pantostato e i filamenti trasparenti di marmellata di arance insieme si fondevano piano piano, disciolti nel profumo del tè, per diffondersi poi a tutto il corpo e trasformarsi in scintille di intelligenza e di gioia negli occhi, in concentrazione della bocca, della fronte e in forti riccioli all'attaccatura delle orecchie. E questo era Zio Alceste di Altenopis. Va bene, l'ultimo movimento è un po' più delicato da fare. Fabrizia come scrittore etico. Fabrizia ha coltivato delle utopie piccole, diciamo intense ma piccole, non imperialiste, non vistose. E quindi non c'è utopista piccolo, grande, imperioso, mite, che non abbia poi dietro una visione etica. Allora, Fabrizia, scrittrice morale. Io ho spesso pensato a Fabrizia, nel corso degli anni della nostra amicizia, leggendola regolarmente ad ogni libro che usciva, come ad una, uso un'altra parola equivoca, ma poi la spiego, come una populista, ma della grande, grandiosa tradizione russa. E penso soprattutto al famoso grande libro di Herzen, il grande pensatore del populismo russo, nella sua magnificenza, libro tradotto in italiano nel lontano 1949, ciò lo dico per dar merito alla cultura italiana e all'editoria italiana, che si chiamava Passato e pensieri. Ed è un'autobiografia nella quale Herzen espone vivacissimamente la forma di populismo liberale con elementi di utopia che egli aveva congegnato, prodotto intellettualmente. Detto in breve, e mentre parlo di Herzen ci metto dentro Fabrizia, detto in breve e sommariamente, si trattava nella mente e nello spirito di Herzen di una gigantesca impresa pedagogica rivolta agli strati popolari più negletti in Russia allora. Impresa che mirava a educare gli illetterati, quella che Fabrizia chiamerà gli analfabeti, con tutto il rispetto della parola, educarli a valori eroici e principeschi, non diciamo strettamente funzionali, e consentire loro di godere di un lusso morale e intellettuale. A me qui pare che sta la grandiosità di questa visione utopica del populismo, quella di dare agli strati più disagiati, potete immaginare da Russia di metà Ottocento, di dare loro questa grandiosità nella mente, prima di poter dare loro una, come devo dire, un benessere modesto ma sicuro. I valori principeschi a cui alludeva Herzen e a cui ha sempre pensato Fabrizia, come già accadeva nelle grandi etiche classiche, pensiamo ad Aristotele, erano proprio la magnanimità, la dedizione, l'onore, il coraggio, l'altruismo. A me pare questa una visione grandiosa che ha questo nome oggi molto svilito di populismo, ma così si è chiamato storicamente e non ci posso far nulla. E penso che Fabrizia fosse particolarmente consonante con questo modo di vedere. Questa vena utopica e questa passione pedagogica furono poi praticate alla Fabrizia con un'associazione che era allocata negli anni 60 nel centro storico e che si chiamò Associazione per il Risveglio di Napoli, dove si educavano dei bambini dell'asilo che non trovavano asili dall'altra parte e poi si facevano fare dei corsi di licenza media per adulti, oltre che dei corsi di gestione di economia domestica per molte donne. Bene, ma in tutto questo i personaggi, io ne ho conosciuti più di uno, i personaggi inclusi in questo lavoro erano tutti legati a questa grande, diciamo, straordinaria,
naturalmente perdente, visione del populismo di alla maniera di Herzen. D'altra parte Fabrizia, da questo punto di vista, e chiudo su questo, è una che negli anni 60 ha frequentato dei luoghi molto tipici del grande risveglio italiano di quegli anni. Ha frequentato Danilo Dolci in Sicilia, a Partinico, e ha frequentato la grande organizzazione dei valdesi a Riesi in Sicilia, in terre particolarmente tenebrose. Quindi, nel ricordo di Fabrizia, scrittrice e grande scrittrice, vorrei aggiungere anche questo aspetto operoso della vita di Fabrizia, e con ciò vi ringrazio della pazienza e vi saluto. L'applauso deve essere lungo, come a teatro, perché è sostanziosa la scrittura di Fabrizia Ramondino, ma sostanzioso è stato l'eloquio e lo sguardo critico di Giuseppe Merlino. Tra l'altro è una felice occasione questa per cominciare ad annunciarvi una piccola sorpresa che piano piano si concretizzerà, e cioè che dopo 8 anni molto probabilmente Strane Coppie comincerà a diventare un libro. E quindi questo consentirà non soltanto di risentire queste conferenze, ma ai nostri relatori che così generosamente si producono in un ragionamento critico sulla letteratura di ulteriormente sviluppare e riproporre questo percorso. Io credo siano state dette delle cose di straordinaria importanza. Raramente mi capita di riempire 2 fogli di appunti durante un ascolto mentre sono da questa parte del tavolo preoccupata di 1000 altre cose. Dunque, sono state dette delle cose importanti che mi costringono chiaramente, anzi con piacere mi portano a fare un ponte all'interno anche dei primi incontri che finora Strane Coppie ha tenuto, perché nel primo ci siamo occupati di Milan Kundera e di Philip Roth, e fra le cose che sono venute fuori si è parlato con accuratezza del problema della struttura delle storie, e in quel caso si diceva di Kundera, e tu hai detto a un certo punto, no, la terra non è la vera patria ma è la lingua la vera terra di Fabrizia Ramondino. Lì invece si diceva non è la lingua, perché nel suo caso si parla di un cambio di lingua fra una parte e l'altra della sua produzione, ma sono i temi la sua vera terra. Quindi c'è un filo che ci sta portando pian piano di incontro in incontro, e a Milano invece si parlava del romanzo come coralità, e dunque non una lingua, non un luogo, ma un coro di personaggi. Si stanno piano piano, come spesso accade, devo dire, in Strane Coppie, declinando tutte le forme del Novecento, e questa bellissima descrizione dell'autoritratto come forma letteraria che tu hai fatto, ben oltre, ben più interessante dell'autofinzione o autofiction di cui siamo, come dire, da cui siamo afflitti, è insomma veramente rilevante. Vado a questo punto dal tema etico che Giuseppe Merlino ha sollevato, inevitabilmente verso Gustav Herling, portando però anche qui una questione strutturale. Ripensando nell'intero all'opera di Fabrizia Ramondino, si vede in qualche modo, attraverso anche le forme che tu dicevi, come un enorme diario che dura in qualche modo in varie e diverse modalità nel corso della sua vita. Taccuino tedesco, che in fondo è un diario. Un taccuino tedesco è in fondo questo. E il diario notturno che Gustav Herling ha scritto per tutta quanta la sua vita è forse una delle forme più straordinarie della letteratura del Novecento, perché in Italia è parzialmente pubblicato, purtroppo, ma in realtà contiene al suo interno poi romanzi, racconti, saggi, quindi la moltiplicazione delle forme della letteratura. Passo con molto piacere la parola a Titti Marrone per entrare quindi in Gustav Herling. Sì, grazie. Io, ascoltando la splendida relazione, ritratto di Giuseppe Merlino, ritrovavo consonanze con Gustav Herling, con la sua vicenda biografica, con la sua stessa opera, alle quali non avevo mai pensato, per esempio nelle camminate, le passeggiate come esercizio spirituale. Gustav Herling è stato uno scrittore che ha
percorso Napoli in tutti i suoi meandri, questi luoghi in particolare. Ed era molto forte oggi, venendo qui, la suggestione di trovare davanti alla chiesa di Santa Chiara il cortile con i bambini che giocavano a pallone, che lui racconta proprio nel campanario e in altri libri. La dimensione dello star soli, che è stata citata a proposito di Fabrizia Ramondino, ricorda e riporta a una costante della riflessione di Gustav Herling sul male e sulla solitudine come unico antidoto al male. È una formulazione questa che contiene qualcosa di inspiegato, di indecifrabile, che si annida nelle pieghe di una scrittura nella quale io vorrei che adesso Gea Martire ci propiziasse l'ingresso, non a partire dal campanaro, ma a partire da un'altra opera che è assolutamente imprescindibile se ci si vuole avvicinare a questo straordinario scrittore. Questo è un brano tratto da Un mondo a parte, il romanzo scritto da Gustav Herling fra il 49 e il 50-51 ed ambientato nel Gulag, dove lui è stato recluso tra il 40 e il 42. La trascinarono, tenendola per le mani e le gambe al fondo della buca, e la gettarono su una panca ricoperta di neve a circa 25 metri dalla baracca. Essa incontrò il primo con un furioso dar calci delle gambe e si liberò per un attimo della sua stretta, ma presto fu di nuovo calma, soffocata dalla sottana rovesciatale sulla testa e dalla rozza mano che Kovalla le posava sulla faccia per tenerle ferma la testa giù sulla panca, mentre due altri le tenevano i polsi. Il primo, semi-inginocchiato, le lacerava con violenza le sottovesti e sbottonava calmo i pantaloni. Dopo un momento il corpo della ragazza cominciò a scuotersi convulsamente e Koval dovette allentare la stretta delle sue dita ogni ineguale strattone che essa dava con la testa. Il secondo e il terzo ebbero facilitato il compito e, incoraggiati dall'improvvisa calma del suo corpo, ne ricercavano con impazienza il petto nello spiegazzato fagotto delle vesti. Ma quando fu la volta del quarto, essa cercò per un attimo di liberare la testa dalle dita rallentate di Koval e nel silenzio gelato emise un acuto grido gutturale pieno di lacrime e soffocato dalla sua gonna. Una voce addormentata chiamò dalla torretta di guardia più prossima: ah, via, via, ragazzi, ma che fate? Non vi vergognate? E allora la spinsero via dalla panca e, come una bambola di pezza ridotta a brandelli, la trascinarono dietro la baracca alla latrina. Dopo circa un'ora, sette di loro tornarono alla baracca. E poi vidi Koval che riaccompagnava la ragazza alla baracca delle donne. Essa camminava lentamente, inciampando e barcollando per via, con la testa inclinata da un lato e le braccia incrociate intorno al petto e sostenuta alla vita dal forte braccio del compagno. La sera dopo Maruschka venne alla nostra baracca. Aveva ancora tracce di sangue coagulato sulle guance, gli occhi pesti, ma appariva graziosa in una gonna colorata, in una blusa di lino bianco a ricami in cui ondeggiavano i suoi ampi seni simili a due rotonde pagnotte di pane, e sedeva come se nulla fosse accaduto sulla cuccetta di Koval, volgendo la schiena agli altri urca. Egli sussurrava parole nell'orecchio, stringendosi dolcemente a lui e baciando con le lacrime agli occhi le sue guance butterate. Restò. E per tutta la notte fummo continuamente svegliati dal nostro sonno agitato, dalle tenere esclamazioni d'amore, dalle grida di dolore di lei e dal ritmico respiro di Koval. Uscì furtivamente dalla baracca prima dell'alba, seguita dal passo vacillante e guardingo del suo esausto amante, e da allora venne ogni sera.
divenne una trasportatrice d'acqua nel campo e noi tutti amavamo la sua larga faccia bruna, la sua chioma bionda, disciolta e svolazzante al vento quando sedeva sulla slitta e spronava il cavallo con sonori colpi di frusta. Al di là del reticolato dove, come prigioniera comune, le era permesso di andare a prendere l'acqua senza scorta, talvolta si faceva dare qualche illustrazione a colori o ritagli di giornali e di sera le attaccava sulla parete sporca sopra la coccetta del suo amante. Una sera, mentre Mariuszka, che non parlava mai a nessuno della nostra baracca, sedeva come al solito accanto a Koval con le braccia allacciate intorno alla sua cintura, uno degli Urca le diede un colpetto sulla spalla e le disse qualche parola. La ragazza sciolse lentamente le braccia, voltò la testa e lo guardò con estremo disgusto. Poi sollevò d'improvviso tutto il corpo e con lo sguardo annebbiato di un animale ferito a morte negli occhi, gli sputò diritto in faccia. L'Urca, accecato, indietreggiò di un passo, si ripulì la faccia con la manica e, tendendo due dita della mano destra, si preparò al colpo terribile. In quell'attimo Koval balzò dalla cuccetta e si gettò sull'altro. Lottarono per un momento e quando furono separati, Koval si trovò a fronteggiare sette paia di occhi ostili. Si volse alla ragazza che si era rifugiata in un angolo, si aggiustò la camicia spiegazzata e a denti stretti disse con una voce che mi fece agghiacciare il sangue: «Stenditi giù, puttana, e togliti i vestiti o ti ammazzo». E poi ai suoi amici: «Essa è vostra, fratelli». Io comincio da qui per parlare di Gustav Herling, perché qui c'è una delle declinazioni del male a cui questo straordinario scrittore ha dedicato tutta la sua opera. Qui lo sentite, sentite la forza espressiva raggelata e raggelante di questa situazione, e il male che viene descritto è banalità quotidiana, è totale perdita dell'umano, deriva bestiale assoluta. È un male che avviene nel gulag fra prigionieri e urca accomunati dallo stesso destino, ma è un male senza remissione, è male assoluto che, come scriveva Herling, ha origine da una disposizione irregolare degli elementi del bene. Esiste in modo immanente come fenomeno specifico, non riconducibile all'assenza del bene, bensì dotato di una propria realtà indipendente. Herling conobbe il male e ne fu segnato quando aveva poco più di 20 anni, recluso nel gulag di Ercevo sul Mar Bianco, e anche per parlare del Requiem per un campanaro e di tutta la sua opera, si deve necessariamente cominciare da qui, dal nodo irrisolto del gulag, perché se è sempre difficile, se non impossibile, parlare di uno scrittore senza passare attraverso la sua biografia, questo è ancora più vero nel caso di Gustav Herling. Prima di addentrarmi nel ritratto che a mia volta tenterò di tracciare di lui, voglio dirvi anche le circostanze in seguito alle quali io l'ho conosciuto. Ho conosciuto Gustav Herling quando era appena stato pubblicato in Italia, nei primi anni 90, il volume da Feltrinelli intitolato Diario scritto di notte, che non è che una parte minuscola di un'immensa opera che questo straordinario scrittore ha continuato a produrre in una sorta di dialogo ininterrotto con se stesso, che insieme è raccolta di apologhi, cronache, riflessioni, perorazioni sul male, contro il male e sulla perdita dell'umano.
Era stato pubblicato da Feltrinelli questo volume e io andai a bussare alla porta della sua casa in via Crispi, non aspettandomi di trovare quello che ho trovato. Ho trovato una persona intanto stupita della mia richiesta di intervista che io da giornalista andavo a portargli. E impreparato alla condizione che lo vedeva oggetto di interesse. Gustav Herling ha vissuto per quasi 40 anni a Napoli senza che nessuno bussasse alla sua porta per chiedergli di quello che andava scrivendo, per chiedergli di quello che andava annotando, senza che nessuno abbia messo a fuoco il valore, la valenza, l'importanza del detentore di una prosa di questo livello. Dunque, quell'incontro fu il primo di una serie che arrivarono a configurare un percorso di conversazioni sui temi del postcomunismo. Discutemmo di letteratura, della Svetaeva, di Gorky, di Orwell, di Varlam Shalamov, della sua esperienza del Gulag, della situazione europea e delle speranze alimentate al crollo del muro nei paesi dell'Est, di Jaruzelski, di Solidarnosc, del postcomunismo, del rapporto tra lager e gulag. Tutte queste conversazioni furono pubblicate sul Mattino e infine raccolte in un volumetto. Ma il nostro dialogo continuò e per certi aspetti continua anche adesso, perché è per me una costante chiedermi che cosa direbbe oggi Herling di fronte al disastro dell'Europa al quale assistiamo. Di recente c'è stato un convegno su Herling e l'Europa molto importante, molto significativo, nel corso del quale è stata posta in essere una notazione che mi sembra molto importante proprio a proposito della fisionomia di questo scrittore, ed è da qui che vorrei cominciare nel tracciare il suo ritratto. È una notazione che fece Leo Strauss nel 1952 nella Persecuzione e l'arte dello scrivere. In questo volume Strauss diceva che la persecuzione e la censura finiscono per determinare i tratti e le tensioni retoriche della scrittura stessa. Lui si riferiva ai regimi totalitari, ai regimi liberali in generale, che praticavano largamente la censura, e affermava che lo scopo di un filosofo, quando è quello di migliorare la condizione umana rivelando e diffondendo la coscienza, la conoscenza vera, deve fare i conti in quei frangenti con una condizione di ostracismo, di chiusura. Deve confrontare le sue opinioni trovandole in contrasto con le opinioni dominanti. Perciò a quel punto il filosofo, lo scrittore, se vuole dare forma letteraria o forma diciamo di articolazione teorica a quello che va riflettendo, su cui va riflettendo, deve anche trovare il modo di evitare l'ira e la condanna dell'autorità. E allora, dice Leo Strauss, sorge la necessità della scrittura murata o della scrittura esoterica. E questo è stato per molti anni la scrittura di Gustav Herling, una scrittura muta o murata, o come diceva sempre Leo Strauss, tra le righe. Nel Gulag il giovane polacco coltissimo, a cui già a 20 anni era stata pronosticata una brillante carriera come critico letterario, era finito perché fu catturato dai sovietici mentre tentava di passare il confine per espatriare e andare in Francia a combattere contro il patto Ribbentrop-Molotov. Era il 1940, l'alleanza tra i nazisti e Stalin era stata firmata un anno prima. Questo giovane di idee progressiste, liberal-socialiste, voleva battersi contro questo patto. Fu imprigionato nel Gulag e rimase lì per 2 anni. E lì scrisse, ma scrisse mentalmente, scrisse operando una
scrittura appunto muta che gli consentiva di annotare tutto quello che vedeva, come la vicenda di Mariuscia che abbiamo appena sentito, e allo stesso tempo di salvarsi dalla degradazione del sé umano. Questa scrittura muta è continuata in Erling negli anni seguenti, nei due anni in cui lui, liberato dal Gulag, si arruolò nelle truppe del generale Anders, che arruolava ufficiali polacchi per combattere contro i nazisti. Era continuato ad annotare ciò che avveniva e anche nel diario che cominciava realmente a scrivere, durante le fasi della sua battaglia e della partecipazione alla guerra prima in Medio Oriente, poi in Africa settentrionale, a un certo punto nel 1944 questo giovane ufficiale arriva a Napoli e incontra una prima volta Benedetto Croce e incontra la sua terzogenita Lidia. Poi nella sua vita c'è la battaglia di Monte Cassino, un'altra stazione del male, di cui gli dà notizia, che annota nel suo diario. Poi c'è la perdita della prima moglie, Cristina, che muore suicida, una pittrice che muore in Inghilterra. Poi c'è un nuovo viaggio in Italia e nel 1955 il matrimonio con Lidia Croce. E qui comincia una nuova scrittura muta di Erling, stavolta lunghissima, che dura quasi 40 anni. Giuseppe Merlino parlava dello spaesamento nel mondo di Fabrizia Ramondino. Lo spaesamento di Gustav Erling è diverso, ma è spiazzante in modo incredibile, perché questo scrittore nel 1955 ha già scritto Un mondo a parte, che è stato pubblicato in Inghilterra e che ha avuto un gran successo. Ha tirato 300.000 copie, che sono cifre per quei tempi assolutamente insolite. Ma viene rifiutato in Francia da Gallimard, nonostante il parere positivo di Albert Camus, che però non riesce a, diciamo, scalfire l'ostilità nei confronti di un romanzo che parla di Gulag e che quindi adombra, no, più che adombrare, indica in modo molto crudo e deciso la responsabilità del regime staliniano in questa vicenda. In Polonia il libro è messo all'indice, lo possiede, rischia la galera, e c'è gente che va in galera perché ha copie di Un mondo a parte, che viene però distribuito in samizdat e che viene letto, che viene a costituire un ponte tra il prima e il dopo e la speranza di un futuro senza oppressione come quella che vive in quegli anni la Polonia, come gli altri paesi dell'Est. Perché? Perché questo ostracismo? Perché descrive il Gulag che, come scrisse Sartre in polemica con Camus, anche se simili campi esistessero, non dovremmo parlarne, non dovremmo scriverne per non togliere la speranza ai lavoratori di Billancourt. Il romanzo viene pubblicato in Italia, viene pubblicato dalla Terza, che è, tra virgolette, la casa editrice legata a Croce, di famiglia per così dire, nel 1958. Poi successivamente viene pubblicato nel 65. Ma Erling ha sempre sostenuto di essersi sentito boicottato sia dalla Terza, infatti poi ci fu una celebre polemica proprio sul Mattino con Vito La Terza su questa circostanza, sia successivamente, perché Erling avvertiva forte, palpabile intorno a sé il conformismo culturale della intellettualità italiana, ma poi anche europea, e la indisponibilità in quegli anni, e sono tanti anni, ad affrontare un nodo come quello del Gulag, dell'esistenza del Gulag. E allora lui continua a scrivere, e scrive febbrilmente, su due binari paralleli. Da una parte c'è il fluviale diario scritto di notte, che ha migliaia di pagine, che è una specie di flusso autocoscienziale incontenibile, dove lui annota riflessioni, aneddoti, racconti di cronache, e che è uno spazio di assoluta libertà, un
esegeta straordinario dell'opera di Gustav Herling, a cui si deve in buona misura la messa a fuoco critica della sua opera, che si chiama Francesco Cataluccio, lo ha definito il diario scritto sotto il vulcano. È un diario che lui scrive qui, a Napoli, stando di casa qui, perché in una maniera misteriosa, assolutamente difficile da semplificare in una spiegazione plausibile, tra quello scrittore polacco murato vivo nella indifferenza e la città, che è agli antipodi quant'altre mai rispetto a lui e rispetto alla sua terra di provenienza, tra lui e Napoli si istituisce una corrente di straordinaria reciprocità, e Napoli funge da elemento di ispirazione permanente, come luogo, Napoli come luogo, quindi non le persone di Napoli, ma i luoghi di Napoli diventano evocativi. Quindi c'è questa scrittura del diario in cui lui racconta le sue passeggiate, passeggiate che fa ogni mattina, proprio come ha detto Giuseppe Merlino, come un esorcismo spirituale per rompere il suo isolamento. Dall'altra parte c'è poi una scrittura più esplicitamente letteraria, ed è una scrittura che adombra gli autori della sua formazione, in primo luogo il Dostoevskij di Memorie di una casa di morti, e poi Turgenev e Tolstoi e tutta la grande letteratura russa, ma poi anche il polacco-inglese Conrad, l'amato Nabokov. Dopo il 1989 finalmente avviene qualcosa. Col crollo del muro si rompe quella sorta di isolamento, quell' ostracismo che Herling aveva così pesantemente sentito su di sé, e che lo aveva isolato, lui diceva, come un lebbroso, mi sentivo come un lebbroso. Quando io gli chiesi perché non ha mai scritto sui giornali cittadini, non ha partecipato, perché nessuno me lo ha mai chiesto, fu la semplicissima risposta. Ma le stimmate di quell'isolamento durato così a lungo restano incise nella sua scrittura e nel suo stesso rapporto con la città. La centralità che in tutta la sua opera Herling attribuisce al male, io credo derivi proprio da lì. Nella sua pagina letteraria, in cui il Requiem per il campanaro si inserisce con molta forza, l'indagine sul male ha una posizione di rilievo assoluto e si salda con un altro elemento fisso, centrale, l'autobiografismo. E l'autobiografismo è un espediente costante che cerca però ancoraggio ai grandi scenari della storia, sempre. È come se lui volesse sistematicamente rompere l'isolamento a cui è costretto, rimanendo, diciamo, con la sua scrittura murata, legato al racconto di ciò che avviene, al racconto di un presente che gli volta le spalle, ma che lui vede, interroga e interpreta. E quindi la sua scrittura ha questo doppio carattere, autobiografico e storico. E lui scrive: non importa se i fatti siano veri, per me come per Horace Walpole e per Henry James, la realtà fornisce spunti, affreschi da cui escono i personaggi. E noi qui troveremo un personaggio che esce dalla realtà delle sue passeggiate, il campanaro di questa zona di Santa Chiara, e spiegando questo suo registro espressivo che è a metà tra la cronaca e la finzione rassomigliante, Herling dice di riservare per sé un posto in tutti i suoi scritti, come faceva lo spagnoletto Giuseppe de Ribera, e cioè che spesso nelle sue opere disegnava un suo piccolo autoritratto in basso a sinistra a margine di un quadro. La stessa operazione letteraria compie Herling: racconta ciò che vede, racconta ciò che pensa, e in un gioco costante tra autobiografia e grande storia salda un legame tra verità e fiabesco, tra il piano degli avvenimenti reali e il simulacro fantastico.
E così ci sono in tutti i suoi scritti delle intonazioni straordinarie da giallo metafisico, con dei tratti gotici incredibili. Il Campanaro è un romanzo che contiene ombre gotiche straordinarie e che sono legate a Napoli, che sempre ritratta come fonte di ispirazione vivissima, ma insieme presentata come città metafora del mondo, cioè prossima a smarrire il senso dell'umano, il senso di sé. E così è come se il polacco napoletano Erling avesse scoperto che questa città, che più di altre ospita gli estremi impervi della vita, di cui lui ha avuto un'esperienza dolorosa, è come se questa città diventasse sua, gli si attagliasse, gli si addicesse più di qualsiasi altra, così come faceva nelle sue passeggiate quotidiane. Quindi si cala in una Napoli che ai suoi occhi è notturna e misterica e custodisce violenze cupe, segreti nascosti tra le pietre dei selciati, tra le mura delle antiche facciate dei palazzi, nel mezzo di vicoli stretti che sono la scenografia costante delle sue storie gotiche. In queste storie gotiche c'è una figura ricorrente ed è quella del fraticello, qui il Campanaro, che era già presente con un effetto narrativo che ricorda Victor Hugo di Notre Dame de Paris, anche in altre opere, per esempio in Breve confessione di un esorcista, che è un racconto che è stato pubblicato nella raccolta del Ritratto veneziano. E ancora questa figura del fraticello ricompare nella novella del 1986, una novella bellissima intitolata L'Anello, anche questa piena di ombre cupe, in cui c'è un sagrestano che ricorda il fraticello, così come lo ricorda il Suor Strega di Don Ildebrando, un'altra raccolta di racconti. E guardate che cosa si trova in un brano del diario scritto di notte del 1951, di quando lui arriva a Villa del Tritone, a Sorrento. Stavo appunto osservando la Villa Bianca quando mi sentii toccare la spalla. Accanto a me stava un giovane frate in tonaca marrone. Il suo volto magro e sottile si stagliava nitidamente contro la cornice del cappuccio abbassato. E sentite ora come presenta il fraticello di Santa Chiara. Accanto a me stava il Campanaro di Santa Chiara, un piccolo francescano magro, insaccato in una tonaca troppo ampia, la testina scheletrica piegata da un lato, un sorriso malinconico e la solita aria spaurita. Questa storia gotica comincia così, con una ispirazione da trance, tra sogno e veglia, in una specie di avvicendamento onirico vi si alternano sogno e lealtà, portando l'autore alla consueta interrogazione sulla condizione umana dominata dalla dimensione del male. Il registro realistico, come vi dicevo e come avviene sempre nei suoi scritti, è sempre lo spunto di partenza. Nel caso del Requiem per un Campanaro, la figura del Campanaro è una figura reale. Difatti lo confermava anche Lidia Croce, che ricordava questo fraticello, ricordava di averlo visto nelle sue passeggiate insieme con il marito. È un quasimodo napoletano e fin dalla sua prima apparizione ha gli indizi di una fragilità che però contiene delle anomalie inquietanti, misteriose, tenebrose. Lui scrive nel presentarlo: ricordo che quando lo vidi mi era malenata la mente, la parola creatura. E sentiamo dalla lettura di Gea Martire, da par suo ci introdurrà nel mistero del Campanaro. Quando nelle belle giornate passavo davanti a Santa Chiara in Piazza del Gesù, vedevo il fraticello giocare con i ragazzini intorno alla colonna. I bambini lo amavano, rideva di rado, però correva buffamente dietro al pallone. Le partite di calcio erano alla base dei giochi di piazza, rotolando sulle gambette storte la piccola testa sempre piegata su una spalla,
quasi temesse di perdere di vista il campanile. Di tanto in tanto si fermava di botto e consultava il cipollone. I bambini allora lo circondavano strillando con voce acute: «Che ora è? Quando devi suonare?» E quelle grida gli facevano visibilmente piacere e pare che i bambini lo considerassero un ritardato mentale. Secondo me anche i francescani, per quanto non lo dessero mai a vedere, che è una delle qualità dei religiosi, e magari non di tutti senza eccezione, è quella di non far caso alle minorazioni umane accettate come la volontà di Dio. Ma i bambini di Piazza di Gesù avevano ragione. Fra Nafta era affetto da quello che un medico aveva definito marasma acuto. Nel parlare, la malattia si rivelava attraverso una tendenza al balbettio reso più evidente dalla mescolanza di due lingue diverse. La sua capacità di adempiere scrupolosamente certe incombenze quotidiane, soprattutto quella di campanaro del convento, era da considerarsi assolutamente eccezionale. Quanto gli dovesse costare possiamo solo lontanamente immaginare. Il fraticello inquietante, vive abbarbicato alla sua campana, la suona due volte al giorno ed è una di queste creature frequenti, diciamo, nei racconti intorno alle chiese cosiddetti, no? Abbiamo detto che compare più volte, ma ricorda quei sagrestani accolti per pietà, per carità, più spesso a Napoli che altrove, probabilmente nelle canoniche. Vive in questa sorta di stato di marasma mentale, si esprime con difficoltà in un italiano alternato con delle strane parole in tedesco, ma quando viene portato lontano da Napoli e viene portato a Pestum, in una casa riposo per frati, perché stia meglio, perché lo curino, nello scrittore nasce una voglia di svolgere una indagine su questa figura, su questa creatura, ed è una indagine che lo porterà a una scoperta sconcertante. Qui c'è il centro, il nucleo, il segreto del piccolo fraticello, e qui si annoda e si salda tecnica narrativa raffinatissima di Gustav Herling, che alterna passato e presente e che da Napoli conduce a Pestum e poi con un volo fino in Germania in un flashback temporale che porta agli albori della notte dei cristalli e che mette in evidenza il momento che rovinò e decise per sempre della vita del fraticello. Stando così le cose, penso sia meglio cominciare dalla storia dell'ex campanaro di Santa Chiara. Wuppertal, città devota e tranquilla, era in un certo senso posta sotto la nostra protezione. Il nostro noviziato faceva proseliti tra i ragazzi del posto. E furono questi ragazzi, oggi tutti uomini anziani, ad avvisarci per tempo che le squadre naziste avevano accerchiato il quartiere chiamato, con una certa enfasi, Judenbezirk. L'anziano del era Abraham Naftali, proprietario di un piccolo deposito di libri scolastici e articoli di cancelleria. E cominciarono da lui. La carta brucia con facilità. In un attimo la casa fu in fiamme. Sotto una gragnuola di colpi, il proprietario e la moglie furono spinti per strada. «Mein Kind! Mein Kind!» gridava come un'ossessa la donna. All'interno
era rimasto Isacco, il figlioletto di 2 anni. Naftali giaceva per terra soffocato dal fumo, preso a calci dagli squadristi e probabilmente privo di sensi. La madre si divincolò come una furia dalle mani degli aggressori e si precipitò nella casa che bruciava, e un attimo dopo sputò fuori avvolta dalle fiamme e teneva tra le braccia il bambino piangente imbacuccato in una coperta, e prima che il fuoco arrivasse a lambirlo lo depose ai piedi del comandante. Ma il comandante, impietrito, non sapeva che fare, evidentemente incapace di finire la creatura. Io ero arrivato sul luogo dell'incendio pochi minuti prima, sollevai il bambino dalla strada e cominciai rapidamente a inerpicarmi verso il convento. Dall'altro lato stava scendendo un carro tirato da 2 cavalli. Il contadino fermò, saltò giù e mi tolse di mano il fagotto. Quando tornai sul luogo dell'incendio, la casa, quasi tutta di legno, stava finendo di bruciare. Sono i prodromi della Kristallnacht, che avvennero proprio fra Norimberga e Wuppertal, e che vedono questo bambino vulnerato in modo irrimediabile. E qui si salda, qui affiora un altro elemento estremamente complesso e delicato dell'opera e della esistenza stessa, della biografia stessa di Gustav Herling, vale a dire il suo rapporto con l'ebraismo. Herling era figlio di madre e di padre ebrei, dunque ebreo, ma di questa circostanza lui non faceva menzione, non dichiarò mai una propria appartenenza all'ebraismo. Tenne sempre questa identità appartata, segreta. Lui a chiunque gli chiedeva di questo rapporto, rispondeva: sono uno scrittore polacco. Privilegiava la sua identità polacca. L'ipotesi di Eva Bienkowska è che, non avendo lui vissuto direttamente l'Olocausto, non abbia voluto, per così dire, tra virgolette, usurpare l'identità di scrittore sopravvissuto. Io mi sono fatta un'altra idea che provo a dire qui. La mia idea è che la sua sostanza umana e di narratore sia stata permeata a tal punto dall'esperienza prima del Gulag e poi dell'ostracismo della dimensione murata della sua attività letteraria, da suggerirgli di tenere segreta un'origine ebraica che peraltro non era alimentata da una tradizione familiare, da un insieme di ritualità, di osservanza religiosa. Quindi è come se in qualche modo lui abbia scelto di non addizionare quella natura ebraica a quella di polacco messo al bando dal suo paese, per le sue opere contro il totalitarismo, per la collaborazione a una rivista come Tempo Presente, che era stampata da Siloni a Chiaromonte, per la sua attività di intellettuale polacco, animatore, fondatore della rivista Cultura, che era la rivista dell'immigrazione polacca. Lui ha messo questo in primo piano, tenendo ai margini il resto. E io ricordo che Herling parlava spesso dei suoi timori di essere allontanato dall'Italia, di essere dichiarato indesiderato. Raccontava che, per esempio, negli anni 70 qualcuno a un certo punto su Paese Sera scrisse contro di lui e scrisse: perché questo anticomunista non lo mandiamo via dall'Italia? Lui aveva preso a collaborare al Corriere della Sera e al Giornale di Montanelli, che era stato appena fondato, e quindi ancora aleggiava su di lui lo spettro dell'esclusione, della messa al bando, dell'ostracismo, dell'essere silenziato. Questa cosa ha continuato a agire anche dopo il 1989, altre volte nella sua vita, per esempio quando 10 anni dopo, nel 1999, Einaudi pubblicò i racconti della Colima di Varlam Shalamov e all'ultimo momento decise di non utilizzare una lunga intervista fatta a Herling a modo di introduzione.
perché non lo ritenne appropriato, opportuno. Dunque, questo l'ombra del pogrom, il male supremo, che qui è raccontato nel campanaro, aleggia, anche se non è esplicitata l'appartenenza ebraica di Erling, e torna come topos letterario anche più tardi, anche per esempio quando nel 91 Erling parte da Napoli e per la prima volta va in Polonia, dopo oltre 40 anni, con Marta e con Lidia Croce. E allora annota nel diario di una strage di ebrei fatta nel 1946 a Kielce, che è la cittadina dove ha passato la sua giovinezza. E dunque, in principio fu la caccia all'ebreo, e quindi il male, nacque il male, la reiterata persecuzione ebraica che segna il culmine del male dell'uomo nel secolo dei totalitarismi, l'inabissarsi definitivo che abbiamo sentito, evocato dal brano iniziale, letto così mirabilmente, interpretato così mirabilmente da Gea, l'inabissarsi dell'umano nella barbarie. E dunque Erling scriveva: il mio intimo senso del pericolo lo si potrebbe definire con una parola, il male, e non si tratta del male che la tradizione ecclesiastica obbliga a chiamare assenza del bene, ma il male sempre più frequentemente associato alla parola mistero. Ecco, male e mistero, che conducono anche in quest'opera a seguire l'indagine dello scrittore sul campanaro e il suo segreto fino al disvelamento finale. Il disvelamento finale si verifica in base a una catena di coincidenze. Lo scrittore per caso ricostruisce il trauma originario del bambino salvato dal pogrom e graziato dal nazista. Per caso lo scrittore incontra lo psichiatra Kurt Marburg, che lo ebbe in clinica, in una clinica dostoevskiana, e lo curò per tutto un periodo. Per caso o quasi il frate guarisce in una maniera inspiegabile a un certo punto, ma la sua non è vera guarigione, perché le attenzioni sollecitate intorno a lui dallo stesso io narrante, dallo scrittore del campanaro, non bastano a metterlo veramente in salvo dal male, perché nulla mette in salvo dal male. E lui conoscerà nuove murature in una vita di irregolare, che sarà l'ultimo tratto della sua vita, sempre in fuga, che suonerà le campane di Santa Chiara solo un'ultima volta nel Capodanno del 2000, ma questa volta il suono avrà un timbro allarmante, quasi come un segno sonoro del male che transita dal millennio precedente al nuovo. E sentiamo queste ultime righe del Capodanno del 2000. A Napoli, la notte del Capodanno 2000 fu uno spettacolo che neanche i più anziani ricordavano di avere mai visto. Il cielo fu invaso dalle fiamme di un gigantesco carosello colorato che, con le sue braccia o con i suoi tentacoli luminosi, sembravano voler abbracciare il mondo in preda alle doglie del parto di un nuovo anno. Lo strano era che, malgrado il significato abituale di tale parola, tutti quei botti, sibili, schianti, ne facevano delle doglie festose, ludiche, addirittura orgiastiche. I napoletani sembravano davvero convinti di aver trovato un modo per scongiurare il malocchio e costringere il mondo a ravvedersi della sua crescente follia. Come sempre, da tempi immemorabili, alla fine dei festeggiamenti la città sprofondava, anche grazie alle abbondanti libagioni, in un sonno di piombo. Nelle prime ore del mattino circolavano solo gruppetti di spazzini che con le loro pale si accingevano a sgombrare entro mezzogiorno la spazzatura dell'anno nuovo. Si vedevano detriti di ogni genere, bottiglie rotte, paglierici bruciacchiati, pentole sfondate, scope spezzate, strisce di copertoni. Secondo l'uso, alle 11 la città doveva essere in condizione di permettere ai cittadini di circolare sia a piedi e sia in automobile, ma le 11 erano già passate
e Napoli continuava a restare deserta. I rari passanti, costretti di tanto in tanto a scavalcare i detriti tra una casa e l'altra, notarono nei pressi di Santa Chiara un frate con la tonaca bruna legata da un doppio cordone, sedeva nell'angolo di un portone, lo sguardo fisso su un piccolo orologio da tasca. Dopo tanti anni, ben pochi sarebbero stati in grado di riconoscere nell'uomo seduto, o meglio, seminascosto, l'ex campanaro di Santa Chiara. A mezzogiorno meno un quarto attraversò di corsa la strada e tornò a sedersi, ma stavolta ai piedi del campanile. In seguito fu difficile ricostruire il corso fulmineo preso a quel punto dagli eventi. Nell'atrio del campanile ci fu un rumore di zuffa accompagnata da grida, e a mezzogiorno in punto risuonarono i rintocchi della famosa campana. Quel giorno però avevano qualcosa di diverso, erano forti, veloci, quasi a martello, e quei rintocchi insoliti, indizio di uno stile nuovo, sconosciuto, suscitarono tra gli abitanti un'ondata di inquietudini. Certuni saltarono in strada dal primo piano scappando a gambe levate, e in mezzo a loro, anche lui in fuga, correva l'ex campanaro Fra Nafta, ora Fra Isacco. Nell'atrio del campanile fu rinvenuto, stordito, il vecchio campanaro che da anni svolgeva quel compito. E qui concludiamo. Napoli partecipa della stessa irredimibilità di questa creatura misteriosa, e essa stessa cupa, inaffidabile, percorsa dalla violenza, è metafora del tempo e del mondo, e il suono delle campane simboleggia il viatico nel nuovo millennio, ma è un viatico amaro all'insegna delle stesse concitazioni del precedente, e questo conferisce alla storia narrata da Erling e a tutta la sua opera un tono profetico che riflette dove siamo oggi. Grazie. Partito? Credo che anche questa straordinaria, bellissima relazione di Titti, il ricordo personale e intenso che la accompagna, di chi ha scoperto per la prima volta, come dire, per tutti noi, uno scrittore che la città aveva in qualche modo non osservato e dimenticato, ci aiuti poi adesso a, come dire, entrare nella parte che vi riguarda direttamente, cioè nel fare domande, se ce ne sono, o fare osservazioni. Se è ancora fra noi, io sarei molto contenta se Marta Erling volesse dire qualcosa. Ricordo qualche anno fa, tra l'altro, quando facemmo una coppia dedicata ad Enzo Striano ed Alejo Carpentier, che a un certo punto arrivò fra noi la figlia di Enzo, Polonia Striano, rivelandoci che effettivamente il libro di Carpentier era nella biblioteca di Striano, e dunque si erano letti. E io una curiosità, tutto sommato, ce l'avrei, e non so se i nostri relatori possono togliermela, cioè chissà se per quel breve tempo in cui effettivamente anche Erling è stato letto, è possibile, insomma, che si siano reciprocamente letti mentre Fabrizia era ancora fra noi, Erling anche qui, non so. Se Marta Erling c'è ancora? Sì. Sì, eccola. È un ricordo personale, ci vuole, ti arriva il microfono. Io effettivamente una testimonianza la volevo dare proprio nel senso che ha detto Antonella, e nell'associazione che è stata fatta con l'incontro di oggi tra Fabrizio Ramondino e Gustav Herling. Certamente
dell'esperienza e degli anni napoletani di mio padre, soprattutto gli anni che sono stati segnati dalla riapertura, no? Del dialogo con la città, o meglio dall'apertura del dialogo con la città, dall'incontro, dalle conversazioni con Titti Marrone. Sono anni che sono stati segnati anche dalla frequentazione di un certo mondo del quale apparteneva Fabrizio Ramondino. Io penso che alcune delle esperienze che sono state ricordate di attenzione al sociale, della, diciamo, di tutta l'ambiente intorno a Goffredo Fofi, alla mensa dei bambini proletari, eccetera, anche quelle furono esperienze di Napoli in quegli anni rispetto alle quali mio padre, diciamo, fu particolarmente coinvolto e segnarono il suo rapporto con la città, nel senso che Titti anche in questo senso lo può testimoniare. Ecco, questo penso che voglio dire è una diciamo delle pagine sorridenti della sua vita napoletana che voglio ricordare, così come lo è stata certamente quel dialogo che si è aperto con Titti e che lo ha portato, no, all'interno della città. È quello che posso solo aggiungere oggi è che molto c'è da fare, ecco, molto c'è da fare, glielo devo dire, molto c'è da fare per la sua scrittura, per i suoi testi, per quello che c'è ancora da tradurre, da scoprire, e sono molto felice dell'incontro di oggi, perché tutto questo naturalmente non può che essere un contributo anche in questo senso. Grazie. Mille grazie a Marta Erling. E a questo proposito devo anche ricordare che in fondo alla sala, come sapete, la libreria Mux ha procurato i libri di questo incontro e degli incontri precedenti, oltre che dei nostri relatori, e dunque speriamo naturalmente che l'occasione sia stimolo anche per incontrare i libri di Gustav Erling e di Fabrizia Ramondino, quelli che magari ancora non avete letto o ex novo. Domande ai nostri relatori, osservazioni? Forse sono tutti siete sazi e anche un po' raffreddati, forse abbiamo anche qui esagerato forse tempo. Allora io concludo ricordandovi che già il prossimo giovedì ci vedremo qui vicino in uno dei posti più straordinari e meno noti paradossalmente di Napoli, cioè la Sala Vasari di Sant'Anna dei Lombardi, un posto bellissimo che è l'ambiente in cui si svolge una parte di uno dei racconti di cui parleremo, cioè Anna Soror di Marguerite Yourcenar, e lo confronteremo con Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, e avremo Elisabetta Rasi e Sandra Petrignani a raccontarcelo, Enzo Salomoni a leggere, quindi vi aspettiamo giovedì prossimo. Ma intanto grazie a Titti Marrone. Grazie a te. A Giuseppe Merlino. A Gea Martire. E vi ricordo di andare ad applaudire il 28, il 30 e l'1 al San Carluccio con Mulignane. E grazie a tutto lo staff della linea scritta, a Stefania Bruno che è qui dietro di noi, Valentina Giannuzzi, Paolo Oliveri, grazie a Domus Ars per l'accoglienza e a tutti voi per l'ascolto. A giovedì prossimo!